Salve a tutti e bentornati a Don't Starve. Questa volta facciamo qualcosa di serio. Invece di buttare il nostro tempo ad ammirare le fattezze della science machine. Dunque, l'idea che mi ronza in testa è questa. No, allora, no, ok, se le caverne sono ancora work in progress, direi che possiamo farne a meno, perché io preferirei, vai via, grazie. Preferirei. Sì, comunque mi ha sbloccato nuova roba qui. Posso farne pure un'altra volendo. Allora, cioè, io preferirei, dal momento che comunque non è che sono così del tipo, ah, ho fatto tutto quello che potevo fare, andiamo a farci il culo nelle caverne. No, sono tutt'altro che messo benissimo, quindi in caso sarà più avanti, quando le caverne saranno complete, potrò considerare. Oh, coniglio. Coniglio, trappola. Visto che abbiamo carenza di non proprio di cibo, però cioè sì, in realtà sta andando a male tutto il nostro cibo, quindi mi sembra una buona idea cercare di mangiare intanto quello che sta andando a male prima che vada a male. Mi sembra una buona idea accumulare tutto il cibo che possiamo, perché abbiamo avuto fortuna, abbiamo trovato abbondanza, ma questo non ci garantisce che l'avremo in eterno. Legno qualcosina ce l'abbiamo. Sì, a me piacerebbe. Ecco cosa mi piacerebbe, esatto. Quindi, dobbiamo trovare un modo di attraversare l'acqua in maniera da raccogliere la seta. In maniera da ottenere, cioè poter fare una trappola per uccelli, visto che mi voglio prendere la mia rivincita sugli uccelli. Cos'era quel rumore? Comunque siamo in condizioni di salute perfetta, però praticamente, allora, il fatto che per portare lo zaino, allora, no, mi è venuto un. Ho cambiato idea, ho cambiato idea. Ah, coniglio, prima che mi scordi di te. Ah no, si sta per mangiare le mie bacche che ho buttato. Forse avrò voglia di una carota anche. Ok, per fortuna. Quelle là erano le bacche. Ok, la roba andata male la posso comunque utilizzare come esca. Questa è una buona idea. Cioè, una buona cosa, perché i conigli non sono schizzinosi come noi. Io tra un coniglio e l'altro mi sono perso e ho cambiato idea. Comunque, allora, abbiamo individuato una cosa di ragni dove andare a recuperare la nostra seta. E inoltre, allora, raccogliamo del legno perché. Perché? Tra le varie cose di crafting che ci sono stati disponibili. Sì, certo, quello. Facciamo finta che ho detto qualcosa di sensato. Allora, dove cazzo era? Non era qua? Qui. Cose di legno. Le cose di legno sono, praticamente si fanno col legno raffinato, quindi io devo raffinare. Ok, mi serve molto più legno. Tra l'altro mi servirà anche per sopravvivere alla notte, quindi abbattiamo il più possibile alberi. Merda.
Dai, che sta tramontando il sole. Ce la facciamo ad abbattere questo e quello lì. Allora, vi spiego. La mia teoria. No, la mia teoria. La mia idea è di costruire una ceste in maniera da poter mettere al campo base la roba che ci avanza, in maniera da non dover portarci per forza lo zaino appresso. Non perché lo zaino non funzioni, ma perché lo zaino ci impedisce di portare un'armatura. E se noi dobbiamo affrontare. Cos'è? Cos'è? Oddio, cos'è? Aspetta. Oh, che cosa so. Allora, oh. Allora. Ok, si possono abbattere, non sono. Sì. Allora, perché? Perché mi devono attaccare questi mostri? Cosa ho fatto di male? Tra l'altro non sono neanche facili da colpire, quindi. No! No! Oh! Io stavo giocando bene, però. Cioè. Questi mostri che arrivano così senza ragione alcuna. Inoltre, questi mostri mai visti prima. Boh, cioè. Questo mi deprime perché non. Non ho idea di come avrei dovuto reagire. Li ho attaccati, sì, però mi toglievano troppa vita, non avevo come curarmi. E questo, ragazzi, è Don't Starve. Gioco veramente stronzo fino al midollo. E spero che vi abbia incuriosito questo let's play, ma io sono veramente veramente deluso, perché appunto io avrei voluto sopravvivere di più, però cioè che cazzo. Vabbè. Ciao a tutti e alla prossima puntata.